Siamo lodati Gesù e Maria. Bene, sorelle Cristi, oggi è 27 novembre, sappiamo tutti quanti che è la ricorrenza devozionale della festa della Madonna della Medaglia Miracolosa, si chiama così. Stiamo celebrando una messa votiva in onore della Madonna che è molto consona con il tema di oggi, che è appunto Maria Vergine Madre e Mediatrice di Grazia, perché vedremo che queste apparizioni riconosciute dalla Chiesa, da cui è nata questa medaglia, riconosciuta dalla Chiesa come oggetto sacro e benedetto, con tanto di preghiere inserite nel rituale romano per benedirla e per imporla, insomma, quindi altrimenti non si potrebbe fare una liturgia che vede per questa cosa, e è una festa che ci ricorda quante grazie la Madonna ha pronte per i suoi figli. Faccio una brevissima storia per chi non la conosce. Siamo a Parigi nel 1830, una suora di nome Caterina Labouré riceve una serie di apparizioni, appunto quella che ricorda proprio la consegna della medaglia, avvenne il 27 di novembre verso le 5, cioè che dice le 5 e mezza, insomma questo è l'orario, proprio mentre stiamo celebrando la messa, proprio la messa alle 5 è perfetto, ecco, e quindi forse ce la metteremo al collo poco quando la Madonna la stava mostrando, quindi mi piacciono insomma questi particolari. E perché questa cosa? Ecco, il momento era molto 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 delicato anche per l'Europa, no? Siamo nel 1830, da poco finita la rivoluzione francese, tentata la restaurazione, stiamo a prima di momenti molto difficili. Sapete che dalla seconda metà del 1850 è cominciato un periodo tempestoso, insomma, per tutta l'Europa, da cui poi ne siamo usciti, ma adesso è diventato tempestoso sotto altri punti di vista, insomma, quindi c'è abbastanza turbolenza. Prima di mostrare la medaglia miracolosa, a proposito, il davanti la vedete qui, il retro se lo vedete in parte, ci manca un estendente, lo vedete sui veli che coprono il camice dell'altare, d'accordo? E anche su molti miei paramenti sani, cioè presso il retro della medaglia miracolosa, che è un segno a me molto caro personalmente, e perché è l'unico che si è inventato la Madonna. Voi sapete che ci sono tanti simboli, c'è il monogramma di Chiesa, eccetera, eccetera, ma quello se l'è inventato la Madonna, l'ha mostrato lei, capite? È una sua creazione, l'ha fatto lei. E quindi capite che avendolo fatto lei, oltre che essere bella, anche molto significativo. Allora, il prego è questo qui: la Madonna ebbe due apparizioni. La Madonna appariva sempre così, in piedi sul mondo, con le mani aperte a palma sul mondo, su queste mani c'erano degli anelli. E da queste anelli uscivano dei raggi di luce. Ci furono due apparizioni prima di questa. Nella prima uscivano tanti raggi di sole, di luce e numerosi. Nella seconda i raggi erano di meno, e la luce era meno intensa. La leggente chiese spiegazione, la Madonna gli disse: la prima immagine che hai visto sono le grazie che Dio vuole fare al mondo per mezzo di me. Sono grazie tan grandissime e sono numerosissime. La seconda visione hai visto invece quello che in realtà succede. Molte grazie rimangono nelle mie mani, e le più grandi di tutti, perché nessuno me ne chiede. Gli uomini me ne chiedono poche e le meno importanti, quasi tutte collegate a qualche bene temporale. Fammi guarire tizio dalla malattia, fai trovare il lavoro a Caio e cose di questo genere. Allora dice: fai coniare una medaglia il cui diritto rappresenta l'immagine così come tu mi vedi, e intorno la scritta, attenzione, questa venne circa 24 anni prima della definizione del dogma dell'Immacolata e 28 anni prima di Lourdes, 1854 e 1858, perché la scritta era molto significativa: o Maria concepita senza peccato, quindi è una dichiarazione dell'Immacolata, prega per noi che ricorriamo a te. Quindi questo invito già nella scritta a ricorrere alla mediazione della Madonna. E davanti c'è questa stessa immagine: la Madonna con i piedi sul globo terrestre, il potere che Dio gli ha dato su di noi, appunto, e non nell'ordine proprio della mediazione della grazia, le mani aperte verso il basso. Poi la Madonna stessa le fece vedere il retro, dove c'era quel simbolo lì, quindi una M, sopra la M c'è una I, quel braccio orizzontale, era I di Jesus in latino, quindi M e I sono intersecati, vuol dire che Gesù e Maria sono indisgiungibili l'uno dall'altro, uniti
nell'opera della nostra redenzione, il primo come redentore, la seconda come corredentrice, il primo come il grande mediatore di tutte quante le grazie, la seconda come mediatrice subordinata, certamente e dipendente dal mediatore, ma comunque mediatrice di grazie, uniti da cosa? Dalla croce, perché entrambi, per amore nostro, hanno abbracciato in tutta la loro esistenza la croce. Ora non si vedono qui altri due particolari. Intorno a quel programma mariano c'erano le 12 stelle. Chi rappresentano le 12 stelle? La Chiesa. Cioè la Chiesa vive di questo. E sotto quel monogramma c'erano i due cuori, il Sacro Cuore di Gesù, esattamente come l'aveva mostrato Gesù a Santa Margherita Maria, e il Cuore Immacolato di Maria, cioè circondato dalle rose e trafitto dalla spada. Un segno proprio stupendo, proprio veramente. Ecco, quindi portare addosso la medaglia miracolosa vuol dire, numero uno, facendolo con fede, accogliere la promessa della Madonna, perché la Madonna è un fragoliano, questa Madonna, chi la porterà con fede, io prometto grandi grazie e protezione. Voi sapete, portare un oggetto benedetto non è come ho scritto nel bollettino superstizione sacra. Oggi la gente è molto superstiziosa, ma un oggetto benedetto è un sacramentale, cioè se io lo porto addosso con fede, io ricevo veramente delle grazie da parte del Signore. Sacramentali sono ovviamente un gradino più in basso rispetto ai sacramenti, che sono la cosa più grande che c'è la Chiesa, ma sono comunque dei mezzi realmente a portatore di grazie, come quando mi faccio il segno della croce, ancora di più se con l'acqua benedetta. Il segno della croce stessa è un sacramentale, più lo facciamo e meglio è. Con l'acqua benedetta è meglio ancora, capite? Dobbiamo riscoprire un pochino queste cose, perché noi di grazie ce ne abbiamo bisogno. E chiaramente la fede con cui noi ci accostiamo a Maria Santissima nel chiederle le grazie sarà poi la misura di quante non teniamo. Però guardate che questa medaglia, in ormai sono quasi 200 anni, ci manca poco insomma di storia, di miracoli e di grazie ne ha veramente fatte una marea. Sono anche testimonianze molto, molto grosse, con questioni di grandi peccatori, c'è la storia di Ratisbona, adesso non abbiamo chiaramente tempo di approfondire tutti questi campi di azione. Quindi adesso faremo la benedizione e l'imposizione della medaglia miracolosa usando le formule del rituale romano della Chiesa. E poi chi desidera potrà indossare direttamente qui sul cuore la benedizione la medaglia miracolosa. Ecco, è un modo con cui noi diciamo alla Madonna grazie e amen. A noi ci interessa ricevere queste grazie, perché vedete, riflettiamo concludendo alle due visioni, capite? Perché è sempre così. Anche Gesù, quante grazie ci ha dato? Infinite. Ma quanta gente vive ignorando completamente Gesù, cioè proprio infischiandosene, capite? Poi sapete che sul catechismo chi manca a messa la domenica senza un peccato, un motivo grave, fa un peccato mortale, un peccato perché? Perché è un modo di dire tutte le grazie che tu mi hai procurato morendo in croce e dandomi la possibilità di entrare in contatto col suo sacrificio attraverso la messa, perché questa è la messa, a me non me ne importa niente, non mi interessano, capite? Quindi il disinteresse, l'indifferenza, che per certi aspetti è peggiore della chiusura, rende vano tutti quanti i doni che Dio vuole darci. Queste sono le grazie che Dio vorrebbe dare, queste sono quelle che posso dare, perché purtroppo queste è vero. Questo è un punto che mi meriterebbe molto approfondimento, perché guardate che da parte di Dio le cose stanno proprio così. Se noi fossimo un po' più furbi, perdonatemi il termine, un po' più intelligenti, nel senso di andare veramente a sbancare il cielo, sono molte di più le grazie che riceveremo. Il Signore non ce le fa non perché non ce l'ha o perché non è buono, ma perché nessuno gliele chiede. E gli restano come bloccate dentro di sé. Speriamo che per noi non sia così, che possiamo piano piano aprire il cuore alla fiducia e chiedere per intercessione di Maria al Signore le grandi grazie che Egli è ben felice di volerci dare. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.